Andiamo a realizzarci allora il nostro path di animazione. Il nostro path di animazione che sarà un po' particolare poiché sarà diverso rispetto agli altri. Diverso nel senso che dal layer andiamo a crearci. Innanzitutto spingiamo un attimo le nostre. Ok. Andiamo a crearci un altro helper. No, point, va bene. E naturalmente essendo sul layer spento, lo spostiamo sul layer degli helper e lo posizioniamo al centro della nostra route. Questo helper lo chiameremo control. Allora, punto. Control helper root e adesso ci linkiamo la nostra root. Questo perché in questo modo noi possiamo prendere il nostro helper, spostarlo nello spazio e avere il controllo direttamente sulla nostra autovettura, ma allo stesso tempo potremo prendere soltanto la route e muovere soltanto l'autovettura stessa. Così facendo, quando andremo a creare il percorso, avremo il nostro percorso che sarà collegato tramite il nostro helper, mentre la route rimarrà libera in modo tale che volendo la possiamo muovere come meglio crediamo. Andiamo a visualizzare la nostra strada, ci portiamo nella vista top e realizziamo un percorso molto molto velocemente, seguendo difatti la nostra strada. Alziamolo, andiamo alla vista top e andiamo a modificarlo fase di lavoro Bézier. Posizioneremo questa verso lo 0, anch'essa verso lo 0, la chiamiamo punto path. Andiamo a inserire invece nel layer di default, questo un po' per correttezza. Ok. Adesso andiamo a crearci un altro helper, ne abilitiamo la lista degli helper, point, versione box va benissimo, e la chiamiamo punto path control helper path applichiamo dal pannello motion voce position un path constraint add. In automatico viene preso, viene considerato, naturalmente in versione follow e notiamo che gira perfettamente e adesso andiamo a linkarci il nostro helper. Va benissimo crearlo anche un pochino più esterno, non ci sono assolutamente problemi, anzi va molto bene. E vedremo anche il perché. Andiamo a collegare il nostro helper della root con il nostro helper del nostro path. Se abilitiamo l'animazione, vedremo che essa seguirà perfettamente e girerà.
Naturalmente, essendo un'animazione molto molto veloce in 100 fotogrammi, vediamo come essa funziona. Se notiamo che qualcosa non suona bene, lo possiamo modificare. Oppure potremmo anche andare ad abilitare un numero di frame abbastanza più elevato. 10 secondi, magari è l'ideale per poterlo, ok, vedere. Possiamo andare anche a modificare il percorso in alcune parti. Bene. Posso darlo un pochino più esterno. Aggiungere magari un punto. Vista top. Ok. Un andamento molto molto più vicino alla realtà. Ok. Andiamo adesso a creare il controllo per le rotazioni dello sterzo, praticamente di quando sterza la macchina, in modo tale da poter controllare anche le ruote. Andiamo a nascondere naturalmente quello che non ci interessa, quindi ad esempio la nostra strada appena modellata. Zoomiamo un po'. E questo sistema che andiamo a generare, io preferisco generarlo su un layer a parte. Almeno per quanto riguarda la nostra parte che è del nostro help, oppure possiamo comunque continuare sempre con i soliti layer che abbiamo. Naturalmente noi dovremo collegare il nostro sterzo che è realizzato da questa freccia, in modo tale che sterzi automaticamente con le ruote quando andiamo a girarle. Questo nostro controller è applicato, è collegato alla nostra route generale. Andiamo quindi a selezionare, vediamo come andarlo a realizzare. Per prima cosa mi vado a realizzare un altro point, un altro control point, un altro helper, in questo caso potrebbe essere, volendo anche tramite gli assi, soltanto togliamo il nostro crocs e lo andiamo ad allineare al nostro control shape. Ma oltre che x, y, z e al pivot, assegniamo anche il local. Una volta fatta questa operazione, lo andiamo a rinominare punto control helper steering, in modo tale che sia la rotazione. Andiamo a collegare il nostro control shape al nostro point appena creato e il point lo colleghiamo alla route in modo tale che si muova anch'esso assieme alla route. Ok? Andiamo sopra, selezioniamo il nostro control helper path, possiamo clonare tranquillamente trascinando con lo shift
è il move, e lo andiamo a posizionare all'incirca sopra le nostre ruote. Per maggiore correttezza io posso spostarmi nella vista top e andarlo volendo a posizionare sopra le ruote. Ok. In questo modo, perfetto. E lo chiameremo control helper path constraint steering. Creiamoci un altro point, stavolta senza gli assi, volendo soltanto la cross, che chiameremo invece punto control helper orientation path e lo allineiamo al nostro point, helper point del path, ok? E lo spostiamo relativamente verso la metà di questi due helper. Volendo potremmo addirittura dare un position constraint per poter assegnare alla metà perfetta il nostro effetto. Allo stesso modo magari possiamo anche spostare, però se andiamo a spostare in questo caso non conviene per perfezionare il nostro rig. Andiamo a disabilitare un attimo il nostro helper root, togliamo il nostro link. Volendo a questo punto possiamo spostare relativamente sempre dalla vista top un pochino verso magari esterno. Ok, questo lo spostiamo non più verso l'interno. Questo volendo lo potremmo anche allineare in base alla nostra route come posizione di Y, scusate, quindi possiamo prendere la line, mantenere soltanto la posizione di Y, ok. Controlliamo nel pannello motion il nostro path, volendo, allora segniamolo a 0, andiamo a prendere il path, facciamo prima e lo sposteremo verso l'interno. Ok. A questo punto se io muovo il tutto, noto che rimane fermo il nostro controller centrale dell'orientation, quindi io posso linkarlo al mio path constraint, al mio path, il mio control path. Riassegno tranquillamente il collegamento del mio control body, riassegno per sicurezza anche quello interno, ok. E a questo punto assegno un controller constraint d'animation rotation look at constraint, in modo tale da avere sempre perennemente il nostro oggetto che seguirà anche l'altro point, e il mio point che mi sono creato all'inizio invece gli assegno un animation rotation orientation constraint e lo collego al mio orientation path. Naturalmente vediamo che sono flippate le condizioni iniziali della nostra freccia, quindi keep initial state, e a questo punto se io mi sposto in un momento in cui ho una rotazione,
noterò perfettamente l'effetto di ruota, che l'effetto di sterzo, quindi l'effetto di nostra rotazione. Naturalmente se è troppo accentuato possiamo limitare anche il range o comunque andare a lavorare manualmente su questo effetto. Questo ci permette di avere anche il nostro control shape molto libero, e quindi possiamo anche effettuare delle correzioni o degli effetti totalmente diversi anche sulle nostre ruote.